Finché profuma si può fare, dai. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Io credo che Adain e Chen siano impazziti perché ci hanno dato un altro evento farmabile. E non è un evento Budokai. È un evento con la mappa standard, insomma un evento standard. Anche così sul Twitter di Puni Puni hanno detto ci sarà un evento vecchio stile. Ed è questo qui. Ed è farmabile. E io non ho farmato nello scorso evento perché non l'ho giocato, non avevo voglia di giocare un altro evento fionda. E stavolta ovviamente si va di mezzi alternativi. Non è che mi metto a giocare tutto quanto il giorno qui a Yo-Kai Watch per farmare. Quindi mi raccomando, farmate, farmate tanto, no? Che poi chiedete, come hai fatto a farmare quei punti? C'è l'evento, amico mio. Ogni volta che si finisce un livello ti danno dei punti. Ovviamente, quando vi chiede di scegliere tra Gibanyan e Uccellaso, voi scegliete Uccellaso che fate più punti. Qui sì, ci sono diversi sigilli da completare, ma tanto nessuno vi ruberà i sigilli fino a che non si arriva all'ultimo sigillo da sbloccare. Ovvero questo qui che non so cosa è, ma solo quello vi ruberanno se vengono a rubare poi da voi, certo. Qui non c'è molto da fare se non farmare a rotta di collo, quindi giocare il livello e via. Però mi affido come sempre a Yo-Kai Watch Spagna per vedere quali yokai possono capitare nell'evento. Non c'è nessun disegno ancora, ma solo i nomi, i loro effetti e il loro Energimax. Ma comunque dai, possiamo pullare sempre qualcosa. Le missioni sono di sconfiggere il primo stage, il numero 13, il 28, il terzo scenario segreto, credo, nella terza mappa, sconfiggere il livello 45 e giocare attacco al punteggio, che ho detto già molte volte come si fa, e a quanto pare l'ultimo sigillo serve per prendere Tapa, che è uno degli oggetti, è il guscio per l'orologio nuovo. Sì, a quanto pare c'è una specie di maledizione. Sì, perché a quanto pare c'è una specie di maledizione che ha trasformato i vari yokai. A parte King Ken e Warushine, che non so chi sia, e Fumihime, ma penso che sia tipo Keti, se non sbaglio, Fumi è Keti in giapponese. Abbiamo Velenotto con la maledizione del ghiaccio, Kyubi con la maledizione del ghiaccio, Ogama, che non so chi sia. Ah, forse sì, è il ranocchio Ogama. Ragabatrax, che ha la maledizione di Enma, così come Arachnia. Prison Breaker, che sarebbe il cane gigante, mo mi sfugge il nome, che ha la maledizione malvagia. Va bene. E Gekigara Boy, che non ho idea di chi sia in giapponese. Comunque, ah sì, Bad Boy. Bad Boya, ok, ho capito. Non mi ricordo il nome giapponese comunque. Andiamo a fare qualche multi. Allora, vediamo un po' di fare qualche multi, che è la cosa più interessante. Ehi, iniziamo subito con, con una bellissima pool. Prima apriamo la oro, voglio proprio godermelo. E poi apriamo ovviamente un nuovo yokai. Quell'arcobaleno è sempre nuova, sempre dell'evento. Ah, Fumi-chan, e infatti sì, è Keti. Fusa con Fubuki. Il gioco di parole era quello. Comunque è doppia Z lei. Quali altri yokai posso trovare nella slot? Ogama, Tsuchigumo, Prison Breaker, mi interesserebbe molto trovarlo. E anche King Ken, che dovrebbe essere Keita, credo, o meglio Nathan. Forse, non lo so, perché Ken si chiama Keita, non lo so. Vediamo, cerchiamo di scoprirlo oggi, no? Che abbiamo trovato poi... Ah, ok, lui è Tsuchigumo, però di un altro evento, Arachnia di un altro evento. Mi piace il nome giapponese, è più facile da dire. Allora, anche perché ce l'ho a schermo i nomi giapponesi. Doppia, due di fila? Ehi, com'è possibile due di fila? Non dovrebbe succedere. Ok, è nuovo. Dammi King Ken, ti prego. Così capisco chi è. Ok, Tsuchigumo. Va bene. È di questo evento, ovviamente. Per forza, quell'arcobaleno è sempre dell'evento. Non può essere altrimenti. Quando c'è l'evento in corso e fai la multi dell'evento, ti esce per forza dell'evento quell'arcobaleno. Vai. Un po' di punti ce li posso anche spendere, visto che si può farmare a sto giro. L'altra volta ho farmato bene, l'ho quasi tenuto sempre acceso il tablet mentre farmava, quindi anche a sto giro. Oh, nuovo. Uno yokai nuovo. Chissà di chi è. Ah, ok, Fubuki-chan... doppia S, va bene.
Emma. No, questo è Emma risvegliato WS, va bene. Ed intanto. Ok. Va bene, ci sta lei, ci sta. Doppia. Cerco di trovare quasi tutti. Vorrei trovare King Ken. A meno che King Ken non sia un mezzo evento, in mezzo all'evento, perché. Oh. Ok. Non è di questo evento, ma ok. Matatagi Enma. Ok, va bene. Altra slottata, vediamo un po'. Questo, una sola oro. Oh, è nuovo. Ragazzi, ma oggi che sta succedendo? Mai andata così di lusso. Ok. Zazel. Doppia S. Zazel il giusto? Però mi servirebbe un altro dell'evento. Tanto questo evento non serve a nulla alla fine. La fase impossibile non la farò mai, come sempre. E quindi se mi se trovassi però un altro, sarei più motivato. Un'altra volta Zazel il giusto. Ti voglio bene, bro, però no. Orochi? Ah no, però Orochi è mid-event, mi sa. Sì, mi sa che è mid-event. Intanto la slottata, vediamo un po' chi capita. Allora, vediamo un po'. Alziamo la luminosità. Non si hanno. Ah, ok. Mid event sicuro. Perché. Oh, un altro. Dai. Bello. Bella così pare. Dai, questa è l'ultima, dai. Già, ho dato. Va bene, però. Dai, però non posso chiudere con una schifezza. Letteralmente una. Nuovo anche questo. Oggi faccio faville. Carino. Carino. Questi yokai che mi sono capitati ora, nuovi, sono tutti yokai che si trovano su Blasters 2. L'abbiamo fatto in live Blasters 2 e questi yokai li ho affrontati nel video sicuro. Quando ho fatto la serie al 100% li ho affrontati. Però in live abbiamo fatto Enma Neko e no, Zazel. Sì, anche Zazelmer in live, se non sbaglio. A video sicuro, in live non mi ricordo. Vediamo l'ultima oro. E vabbè, dai, è andata così. Comunque, vabbè, due volte lo ZZ, due volte lo Z, sono soddisfatto. Posso ritenermi soddisfatto. Ad ogni modo, un altro evento dove rubare è perfetto. Stavolta ci hanno graziato, non si sa per quale ragione. Ad ogni modo, il video termina qui. Mi raccomando, in descrizione il link per Instagram, Telegram e Yokai Watch Spagna per leggere tutti quanti gli ultimi aggiornamenti del mondo di Yokai Watch Puni Puni, dell'evento in corso. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!